Salve a tutti. Questa è una dimostrazione di una visualizzazione 3D in alta resa visiva in tempo reale. In questo momento sto registrando lo schermo dove abbiamo il modello tridimensionale fornito dal cliente, che è questa struttura metallica, arricchita, contestualizzata da modelli 3D invece inseriti da me allo scopo di rendere più verosimigliante questo cantiere. Come possiamo vedere, possiamo spostarci e cambiare inquadratura, quindi avere un nuovo punto di vista in tutte le direzioni, anche ruotare, muoverci all'interno, cambiare anche le velocità e quindi andare a evidenziare particolari costruttivi, eventuali problemi in tempo reale. Non solo, possiamo dalle opzioni del software cambiare alcuni parametri, ad esempio la posizione del cantiere, quindi il giorno, l'ora, il mese, ed avere un'illuminazione realistica corrispondente a quel preciso punto, oppure cambiare le condizioni atmosferiche, dalla pioggia al sole, eccetera, la stagione. Questa essenzialmente serve nel caso ci sia del verde nell'animazione, quindi degli alberi, delle foglie, dei prati. Possiamo anche cambiare le condizioni di luce, tipo di illuminazione, lunghezza, temperatura, lunghezza delle ombre, temperatura e colore, e anche modificare le impostazioni della telecamera virtuale, quindi teleobiettivo, grand'angolo, zona della messa a fuoco, cioè quindi la sfocatura degli oggetti distanti, parallelismo, cioè mantenere sempre le linee verticali, che in questo caso non lo sarebbero, con quell'opzione invece attivata sono sempre verticali, effetti speciali, eccetera. Da qua possiamo anche da questo altro pannello, cambiare rapidamente l'ora del giorno. Avviciniamoci un po' di più così vi faccio vedere il dettaglio. Ok. Dicevamo, possiamo cambiare l'ora del giorno. Questa è la velocità del movimento della camera che abbiamo già visto. Mantenere il punto di vista di una persona che cammina all'interno dell'area. Diminuiamo un po' la velocità. Tutto questo è calcolato e renderizzato in tempo reale, non solo tra l'altro attraverso la visione di un monitor del computer, ma anche utilizzando gli appositi occhiali come gli Oculus VR. Grazie.